Suini miei, oggi vi mostro Messia Effect con la mia ragazza di là, però potete pensare, complice. Allora, tutte carte diverse, giusto vi faccio vedere, e le carte sono mescolate. Per far sì che la carta sia realmente casuale, da un miscuglio è ovvio che è tutto casuale, ma io butto giù le carte e lei mi dirà stop. Amore, quando vuoi mi dici stop. Sette di fiori. Ok? Tutte carte diverse al mondo. Ok? Potete capitare su qualsiasi carta. Quindi questo non ce ne frega più una mazza. La carta è 7 di fiori. Ora io darò dei numeri casuali e lei ne terrà uno nella sua mente libero. Pronta? Inizio. 39, facciamo 27, 28, 25, facciamo 37. Facciamo 18, 17, 36, ce n'è in mente uno intanto, 16, 23, dimmi il numero che hai in mente, quello che vuoi tu. 28. Come? 28. 28 ragazzi, il mazzo è qui, dentro la scatoletta, ok? Ora dovrebbe toccarlo qualcun altro, mi sono da solo. 7 di fiori, 28esima. Ok? Ragazzi, seguite bene, 28esimo. Prendiamo il tutto e contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E la 28esima carta è 7 di fiori, tutto esaminabile. Io vi ringrazio, avete visto Messia Effect, tutto dato dal caso e dalla mente. Cosa c'è dietro? Psicologia, miracolo, non c'è manipolazione, non c'è niente, è solo nella mente dello spettatore.